tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Mila vincono il freddo per la prima domenica del carnevale fanese. Vicinadini salva Lai, assolta la Sport Management. Sarà l'Elisir d'Amore ad aprire la stagione lirica al Teatro della Fortuna di Fano. Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Quindi ieri è stato il debutto del carnevale fanese, grande successo perché oltre 30.000 persone hanno sfidato il freddo per partecipare al primo grande corso mascherato e raccogliere i dolci, gli oltre 7 quintali gettati dai carri, per i quali si sono muniti quasi tutti del prendigetto, quindi rispettata l'ordinanza del sindaco che vietava appunto gli ombrelli e le bombolette spray. Vediamo com'è andata la giornata nel servizio di Simona Zonghetti. Il tempo incerto fino all'ultimo non ha fermato le 30.000 persone accorse da ogni parte d'Italia che nella giornata di ieri hanno affollato Viale Gramsci e tutto il centro storico di Fano. Una kermesse che ha conquistato tutti con il carnevale dedicato ai nonni e agli animali al mattino e con i maestosi giganti di cartapesta, alti fino a 18 metri, posizionati per la prima volta sin dalle 14 lungo il percorso per dare la possibilità al pubblico di poterli osservare da vicino. Dalle 15 poi i tradizionali tre botti hanno dato il via al corteo trionfale, salutato dalle migliaia di prendigetto 2015, realizzati da Paolo Del Signore e che quest'anno hanno avuto la meglio sugli ombrelli grazie all'ordinanza del primo cittadino Massimo Seri che ne ha vietato l'utilizzo. Dunque un carnevale quest'anno già pieno di soddisfazioni e ricco di novità e che è riuscito a valorizzare le tante tipicità offerte dalla città della fortuna. Abbiamo puntato sulle eccellenze della nostra città, come dicevi, il carnevale, il brodetto, la moretta del carnevale e la romanità. Tutte le eccellenze di Fano quindi racchiuse nel carnevale che chiaramente è l'iniziativa, la festa più importante della nostra città. Devo dire veramente grazie a tutto lo staff della carnevalesca, a tutti i volontari, a tutti i carristi, i trattoristi, alla protezione civile che ci hanno dato una grossa mano per far sì che questa manifestazione sia riuscita nel migliore dei modi. Grazie a tutti, buon carnevale, vi aspetto l'8 e il 15 qua da noi. Ad aprire la sfilata sono stati gli sbandieratori e i tamburi del gruppo storico La Pandolfaccia, il Pupo, realizzato da Paolo Furlani e Gomma Piuma per Caso e il Bugiardon. A seguire le due opere disegnate e realizzate da Matteo Angherà e Luca Vassilic, Halloween Circus Party 2015, su cui sventolava una bandiera italiana con un esplicito riferimento benaugurante al nuovo Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e inoltre la Forza delle Maschere, inno d'amore al carnevale. In corteo anche il suggestivo Le Battaglie del Metauro, realizzato da Paolo Furlani e Gomma Piuma per Caso, su cui campeggiava un insolito sindaco Seri, soddisfatto per la riuscita dell'evento. Il tempo ci ha aiutato, eravamo un po' preoccupati questa mattina, non è caldo, però è calda l'atmosfera, c'è tanta gente e non si poteva iniziare in modo migliore, ma soprattutto si respira quella creatività che il Carnevale di Fano sa esprimere e quella capacità di coinvolgere tutto il mondo fanese e non solo fanese. A chiudere la sfilata poi sono stati Nel Paese delle Meraviglie, disegno realizzazioni di Ruben Eugenio Mariotti con protagonista il Premier Renzi e Il Carro della Musica Rabita che ha sfilato insieme alla Borghetti Bugaron Band e al suo inno del carnevale, Avanti Endri, che ha fatto ballare grandi e piccini sulle note del ritornello più amato dai fanesi. E allora avanti fatto soli con barri e decine i quintali di dolciumi lanciati sulla folla dai carri di prima categoria, ma in pista presenti anche quelli di seconda come Tedagel Brudette di Daniele Mancini Palamoni e Allegria, realizzazione e disegno di Giorgio Barnesi, presenti nel Sambodromo fanese insieme alle mascherate I Mignon, realizzazione dell'Associazione Laboratorio Geniale, Costa Parchi, realizzata sempre dal medesimo laboratorio e da Daniele Mancini Palamoni, Caccia Grossa di Acqualagna e Le Bici di Monte Granaro, divertimento, balli e
sorrisi, anche sulle tribune riempite da centinaia di mascherate. Ad aggiudicarsi il primo premio del concorso Miglior Palco Mascherato è stato il gruppo WhatsApp Palco 37 38 39, seguito dal dolcissimo Tiramachi 32 e 33 e da I Love Spritz Palchi 34 e 35. Infine la festa si è spostata in piazza 20 settembre grazie alla collaborazione del comitato Apriamo il Centro con il concerto del Diavolo e l'Acqua Santa e l'estrazione poi dei premi della Lotteria Solidale. Insomma, si è conclusa alla grande la prima domenica della manifestazione, capace di far rivivere la storia, l'arte, la cultura e la magia dell'evento più dolce d'Italia. E quindi l'avete sentito nelle parole di Simone Zonghetti nel servizio, c'è l'estrazione della lotteria e allora noi adesso vi diamo i biglietti vincenti. Il primo premio è della serie Beppe Nappa numero 423 che vince un buono di 250 euro al Conad Sant'Orso Flaminio. Il secondo premio è della serie Rugantino numero 454 e vince una city bike messa in palio da Barnesi di Cascioli. Il terzo premio, che non ha ancora un vincitore, serie Scaramuccia, il numero è il 411 e vince un cesto di prodotti dell'azienda Guerrieri. Vi ricordiamo anche che il biglietto è valido per l'estrazione finale di martedì 17 febbraio, per la quale è in palio anche l'ultimo modello della Opel Corsa della concessionaria Central Garage di Rosciano di Fano. Italiani consentono uno sconto di 3 euro per l'accesso a uno dei palchi a scelta, i parchi tematici Costa Parchi. La lotteria del Carnevale devolve parte del suo ricavato alla mensa di San Paterniano, opera Padre Pio, e alle altre associazioni di volontariato fanesi coinvolte nella vendita dei biglietti. E naturalmente i numeri e le serie dei biglietti vincenti di questa prima estrazione sono presenti anche nel nostro portale e quindi se volete consultarli in tutta tranquillità andate sul nostro portale occhioalanotizia.it e lì ci sono riportati i numeri. E se la lotteria del Carnevale è ormai un'abitudine di questa kermesse carnevalesca, non lo sono le tante novità che quest'anno sono state messe in piedi per questa edizione 2015 del Carnevale. Quindi oltre ai nonni e i bambini, grandi protagonisti sempre del Carnevale, quest'anno sono stati i protagonisti per eccellenza gli amici a quattro zampe. Che così quest'anno non si può dire che al Carnevale di Fano non c'è un cane. Questa è la frase scherzosa del presidente dell'ente carnevalesca Luciano Cecchini, soddisfatto per la riuscita del Carnevale Animal Friendly, una passeggiata organizzata con l'associazione Melampo e che ha visto protagonisti i migliori amici dell'uomo. Tra questi 13 ospiti del canile comunale di Fano che si sono radunati al Ponte Storto per poi proseguire fino all'Arco d'Augusto. Per l'occasione hanno indossato dei simpatici cappottini con su cuciti i loro nomi e con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza alle adozioni consapevoli che saranno seguite grazie ai volontari da un percorso educativo sia per i cani sia per i loro nuovi padroni. Vogliamo una casa per ognuno di loro perché sono deliziosi, sono equilibrati, sono educati, sanno stare in mezzo alla gente, io non me l'aspettavo nel modo più assoluto. E ce ne sono altri 200 così. A partecipare all'iniziativa sono stati anche volontari di altre associazioni fanesi come Aramicis, Osiride K9, Emici e Amici. Presenti anche tanti altri animali in abbigliamento carnevalesco, chi mascherato da lecchino, chi da principessa, chi da coccinella, da ragno, da Spider-Man, da Biancaneve o semplicemente con un fiocco o con un piccolo cappellino posizionati sulla schiena. Pallino invece è stato l'unico gatto che insieme alla sua padrona ha partecipato alla parata. Il prossimo anno si devono organizzare per portare anche i gatti. Io nella mente ce l'ho un'idea. Un'altra proposta invece è arrivata dal sindaco di Fano, Massimo Seri. Lancio una nuova idea. Poiché i cioccolatini fanno male agli animali, sì. Il prossimo anno alla mattina faremo il getto del biscotto, così è il carnevale anche per loro, per cui non si può non dire che questo è un carnevale per tutti, veramente per tutti. L'appuntamento con gli animali è stato preceduto da altre iniziative, tutte trasmesse in diretta su Fano TV, a partire dall'apertura ufficiale del carnevale in piazza 20 settembre con il complesso bandistico Città di Fano. Ah,
credo che sarà una bella edizione del Carnevale, è stato fatto tutto con grande cura dalle carnevalesche e dai collaboratori. Noi abbiamo delle visite guidate per le tre domeniche di Carnevale, quindi si aprono i monumenti, si apre il museo. Ieri c'è stata una bella serata d'umorismo al Teatro della Fortuna, molto partecipata, quindi cerchiamo di far respirare tutta la città con questo evento. Inoltre ieri mattina si è svolta anche la seconda edizione del Carnevale dei Nonni, per il quale si sono susseguiti in Viale Gramsci l'allegria e la voglia di divertirsi delle centinaia di over dei circoli anziani di Sassonia, che hanno portato un carretto con il pesce fresco, inoltre quelli di Bellocchi e gli ospiti sia di Famiglia Nova che dell'Associazione Genitori Oggi di Montegranaro. In corteo anche le opere dei maestri carristi, tra cui il Pupo e il Bugiardon, Te Dagel Brudet, e le mascherate del Laboratorio Geniale e Costa Parchi, dedicata all'Acquario di Cattorica, Oltremare, Aquafan e Italia in miniatura. Attivo anche il percorso del gusto con il Pala Brodetto, la Via della Dolcezza in Via de Serravalle, la Street Food in Via Buozzi, la Piazza di Sapori in Piazza 20 Settembre e lo stand Bovin Mark in Via Gramsci con il suo gustoso Mark Burger e inoltre i laboratori didattici per i più piccoli. Proprio ai bambini saranno dedicate le domeniche dell'8 e del 15 febbraio con i mini carri delle scuole e di varie associazioni. Quindi, come lo scorso anno, arriverà in Via Gramsci un'altra ondata di colori fatta di centinaia di alunni in maschera. Ed ora veniamo alla cronaca. Un nigeriano di 20 anni ospitato all'Hotel Plaza di Fano insieme ad altri 40 profughi questa mattina, dopo essersi ubriacato, ha cominciato a urlare lungo viale Simoncini facendo preoccupare alcuni passanti. Per questo motivo intorno alle 9 un fanese ha avvisato il 113. Le forze dell'ordine, dopo aver calmato il giovane, hanno raccolto la sua testimonianza. Le sue erano urla di dolore, in quanto proprio ieri è venuto a conoscenza dell'uccisione dei genitori e della sorella nel suo paese d'origine, dove c'è una guerra in atto. Inoltre, un operatore di Incontri per la Democrazia, l'associazione che a Fano ha vinto il bando per l'assegnazione dei fondi per alcuni rifugiati politici, ha dichiarato che stanno facendo di tutto per integrarli nella società il più velocemente possibile, ma hanno bisogno di un continuo supporto psicologico in quanto sono emotivamente molto deboli. E ora rimaniamo nella cronaca e parliamo di un incidente stradale che è avvenuto a Carrara questo pomeriggio alle circa 15 di oggi. L'incrocio è quello della strada provinciale 80 con la Flaminia, dove una Fiat 500 guidata da un 81enne pesarese che procedeva in direzione di Fano non ha dato la precedenza a una Daewoo Matiz guidata da una donna di 32 anni, anch'essa che procedeva in direzione Fano. Oltre alla polizia municipale, anche i sanitari del 118 che trasportavano al soccorso del Santa Croce la donna per accertamenti. Ed ora la vicenda della Dini Salvalai. Il Tribunale di Pesaro il 14 gennaio scorso ha pronunciato una sentenza di piena assoluzione per non aver commesso il fatto nei confronti di Sergio Tosi, amministratore delegato della Sport Management, e di Massimiliano Benedetti, responsabile dell'impianto Dini Salvalai per conto della Sport Management. Entrambi erano accusati di aver interrotto il servizio della piscina domenica 19 settembre alle ore 19:30 del successivo sabato, tenendo quindi chiuso l'impianto nell'orario di apertura previsto dal Comune di Fano. La motivazione della sentenza chiarisce che non era assolutamente stato previsto l'obbligo dell'apertura nel verbale di concertazione effettuato dal Comune stesso. Ed ora cultura, la pagina della cultura. Sapere le fondamenta del futuro è il titolo del quarto incontro della serie della rassegna culturale Con le parole giuste, che si svolgerà domani alla Mediateca Montanari di Fano. In che stato si trova la vita culturale nel nostro paese? La cultura ci potrà salvare? Questi sono solo alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di dare una risposta domani alla Mediateca Montanari di Fano. Al dibattito previsto per le ore 18 parteciperanno importanti ospiti ed è un appuntamento che rientra nella rassegna denominata Con le parole giuste, il ciclo di incontri organizzato dal Comune di Fano, dalla Memo, Biblioteca Federiciana, Fondazione Federiciana, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati. Chi saranno gli ospiti? Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine, due ospiti di eccezione
nel primo caso il direttore di Radio Rai 3 e nel secondo il presidente del Forum Nazionale del Libro, nonché autorevole esponente della cultura bibliotecaria a livello nazionale e internazionale. Un doppio appuntamento per parlare di sapere, di cultura e soprattutto di come la cultura oggi sia un elemento non accessorio ma assolutamente indispensabile per definire i termini e la qualità del nostro vivere civile e democratico. Quindi una riflessione anche complessa che affronteremo tra l'altro con Lella Mazzoli, che è la direttrice della scuola dell'Istituto di Formazione al Giornalismo dell'Università di Urbino, e sarà un'occasione per declinare nuovamente il concetto di giustizia con una nuova parola, per l'appunto sapere. L'incontro sarà occasione per presentare le ultime pubblicazioni degli autori, Senza sapere, il costo dell'ignoranza in Italia e Un millimetro in là, intervista sulla cultura, entrambi editi lo scorso anno. I dati elaborati dall'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico parlano chiaro e collocano il nostro paese in fondo alla graduatoria per competenze alfabetiche e matematiche, competenze, come riferisce lo studio, fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale. Ad esempio, l'Italia ha solo il 56% di diplomati contro una media europea del 73,4% ed oltre il 20% di laureati contro il 50% della Gran Bretagna. Dati che fanno riflettere e che descrivono in parte un'Italia appunto senza sapere. Ed ora spostiamoci a Fossombrone per una bella pagina di solidarietà. Sabato mattina a Sterpeti, di fronte alla parrocchia, inaugurato un pulmino attrezzato per il trasporto dei disabili, un Fiat Ducato del costo di 46.000 euro che 26 aziende del territorio hanno donato alla cooperativa sociale La Sorgente di Fossombrone, che gestisce due centri per diversamente abili, le ville di Montefelcino e Villa Evelina di Lucrezia. Tutto ciò è stato possibile grazie a persone sensibili che, nonostante il difficile momento economico, hanno mostrato grande generosità. E ora parliamo di cultura, perché al Teatro della Fortuna di Fano sarà l'Elisir d'Amore a dare il via alla stagione della Rete Lirica delle Marche. Cresce l'attesa per i prossimi appuntamenti che debutteranno al Teatro della Fortuna. Il 12 e il 14 marzo andrà in scena l'Elisir d'Amore, un'opera lirica di Gaetano Donizetti eseguita per la prima volta a Milano nel 1832 e primo titolo della rete lirica regionale, dal quale partirà per le successive ed immediate recite di Ascoli e Fermo, coproduttori con Fano del progetto. L'Elisir, definita un melodramma giocoso, è sicuramente una delle opere donizettiane più rappresentative e amate, un'opera buffa italiana nella quale la musica più sublime e leggera si alterna a brillanti melodie. Inoltre, come dichiarato dal presidente della Fondazione Katia Amati, per riuscire a coinvolgere anche i giovani in queste rappresentazioni è importante l'educazione nelle scuole, raccontando e spiegando il perché ancora oggi si eseguono opere così importanti, ma in particolare si devono coniugare la memoria, la storia e la passione. Io credo che nella vita tutte le cose che facciamo in tutti i campi abbiano veramente l'elemento fondamentale, la passione. Con la passione uno supera i problemi, con la passione uno conosce, perché con la passione vai a leggere i libri, con la passione ascolti la musica, nel tuo lavoro, se ci metti passione, come credo sia per voi, il lavoro viene meglio, insomma, e ci sono soddisfazioni. E la passione è quello che io vorrei fosse il comune denominatore del lavoro di questa Fondazione Teatro. Quanto è bello! La regia è affidata a Saverio Marconi e il ruolo di Nemorino ad Antonio Poli, giovane talento già conosciuto e apprezzato nei più importanti teatri del mondo. Qual è il modo migliore secondo lei per poter raccontare questa opera? Ma io credo che sia quello di far capire di cosa si tratta, di presentare i personaggi, di far capire qual è l'intreccio, il rapporto tra i personaggi. Praticamente è di coinvolgere anche il pubblico nel raccontare la storia. Io devo pensare che nel pubblico c'è qualcuno che non conosce la storia, che viene a teatro per divertirsi, e io ho il compito e il dovere di raccontargli la storia e farlo divertire. Con poche parole, come definirebbe quest'opera? Beh,
come la definì, un'opera buffa, cioè nel senso un'opera divertente, giocosa, piena di musica bellissima, quindi credo che può essere l'opera che coinvolge il pubblico. La bacchetta invece è nelle mani di Francesco Lanzillotta, un altro giovane di grandissimo talento che dirigerà la Form, Orchestra Filarmonica Regionale e il coro del Teatro della Fortuna Agostini. Come dire, deve fondare le proprie basi su un ritmo che in qualche modo coinvolga il pubblico, una leggerezza che non sia però superficialità, che abbia un aspetto patetico che è quello che poi fa la differenza, no? Fra un dramma giocoso e un'opera prettamente comica. Se avessimo anche la possibilità di far capire a chi verrà a vederci, soprattutto alle nuove generazioni, che cosa stanno ascoltando, perché lo stanno ascoltando, che posizione occupa l'Elisir nella storia dell'opera italiana, sarebbe un bel passo in avanti. Ci può dare anche qualche anticipazione sul cast? Beh, abbiamo Adina la Marco, uno splendido soprano. Il tenore Antonio Poli, un ragazzo che sta facendo molto bene, e Andrea Concetti, lo conoscete tutti, il resto lo stiamo decidendo. Madama Butterfly, l'altro titolo già annunciato della stagione 2015 della Rete Lirica Regionale, inizialmente in programma alla fine di gennaio, andrà invece in scena il 26 e il 28 novembre prossimo. Ma per tutte le informazioni è possibile visitare il sito teatrodellafortuna.it o contattare il botteghino al numero 0721 800 750 o ancora mandare una mail a botteghino@teatrodellafortuna.it. Bene, con quest'ultima notizia chiudiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia. Dopo di noi uno speciale che vi presenterà la giornata di domenica del Carnevale Fanese. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Naturalmente l'informazione torna domani mattina con la rassegna stampa alle 7:30. Buona serata a tutti voi.